Buongiorno a tutti, siamo con Gianni Paris, presidente della Commissione Roma Capitale. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. E inizierei subito con una domanda un po' di carattere generale. Ecco, noi sui giornali ogni tanto si legge di maretta tra Consiglio Comunale, forze politiche, giunta Marino, giunta del sindaco. Ecco, è normale dialettica o bisogna preoccuparsi? No, fino a quando rimane dentro i limiti della decenza è normale dialettica, e soprattutto ai romani secondo me interessa che le cose si facciano, poi che si fanno perché si litiga o se si fanno perché si va d'accordo probabilmente anima solamente le cronache dei giornali, ma io penso che alla fine i romani ci giudicheranno su quanto saremo riusciti a farli vivere meglio rispetto a quando abbiamo iniziato questa avventura, quindi mi sembra che le cose stiano andando e non c'è motivo di preoccupazione, insomma. Pare, se lei è presidente della Commissione Roma Capitale, è un tema importante, fondamentale per la nostra città e per lo sviluppo e il futuro di questa metropoli. Ecco, e soprattutto lei si occupa, diciamo, di infrastrutture, proprio dell'istituzione della città metropolitana, del decentramento. Ecco, sì. Adesso ci sono alle viste queste elezioni. Sì. Qual è il suo programma? Cioè, che cosa lei vuole fare per la città metropolitana? Beh, io anche in virtù dell'incarico che mi è stato assegnato di presiedere questa commissione, che appunto, come ricordava, ha questi tre assi di lavoro da seguire, ho lavorato da quando la legge del Rio è diventata cosa certa, affinché Roma non bucasse gli appuntamenti che la legge prevede. E in questo senso ho sostenuto il sindaco in tutti gli adempimenti che la città di Roma doveva seguire, e mi pare che Roma arrivi puntuale e preparata a questa scadenza. Ora, la legge del Rio è una legge che ha il merito di sanare 24 anni di dibattito inutile da quando la 142 del 90 lanciò l'idea, quindi nel 90 la legge lanciò l'idea della creazione delle aree metropolitane, cioè organismi, istituzioni in grado di far funzionare meglio territori complessi, e Roma sicuramente è l'area più complessa d'Italia. E da allora però non se n'è fatto nulla, e con Del Rio si è, anche se sulla spinta, diciamo, di una deriva antipolitica che ha voluto l'annientamento delle province, sono nate le città metropolitane, e questi organi, questi enti hanno davvero un grande compito, avranno quello di sviluppare un'azione di governo su questi territori molto ampi, perché in partenza saranno tali e quali alla provincia di Roma, no? Questi territori ai 121 comuni dentro la città metropolitana, di assicurare un'azione di governo in grado di rispondere meglio, più velocemente, quindi, più efficacemente. Una volta eletto il vice sindaco, che diventa vice sindaco della città metropolitana, insomma, deve rapportarsi con il sindaco e trovare, diciamo, un'unità di governo per tutta l'area, così che funzionerà. Allora, si vota il 5 e le elezioni servono a eleggere 24 membri del Consiglio metropolitano, più il sindaco di Roma, che per legge è anche sindaco della città metropolitana in quanto sindaco del capoluogo, e questo è vero anche per le altre nove situazioni in Italia. Dal 1 gennaio però Marino diventa sindaco, e dal 1 gennaio lui può nominare un vice sindaco e dare delle deleghe per far lavorare alcuni consiglieri in merito al programma che si è dato di sviluppo della città metropolitana. Ora, il ruolo del vice sindaco è un ruolo strettamente legato a quello del sindaco, lo è sempre stato per tradizione, ma io penso, ecco, che il sindaco di Roma difficilmente potrà occuparsi in prima persona di tutti quegli adempimenti che stanno dietro la nascita di un nuovo ente. Sarà davvero un lavoro molto molto duro, faticoso, però assolutamente entusiasmante. Insomma, noi abbiamo la chance di essere protagonisti della nascita di un nuovo ente che chiaramente prende atto che la provincia non era più sufficiente a garantire il buon governo di territori vasti come quelli, appunto, che raccolgono così tante persone. Però
Io dico anche che affinché questa legge produca l'elefante e non il topolino, serve davvero tanto tanto coraggio, coraggio di innovazione, coraggio nell'interpretare le ansie e le aspettative dei cittadini, coraggio nel dare un assetto snello, veloce, che riduca le diseconomie, che abbatta gli sprechi, che riduca i tempi di azione e quindi una compartimentazione, una separazione netta tra i poteri, le competenze dei vari enti che avremo a disposizione. E questo è il vero obiettivo, quindi noi dovremo dare ai cittadini di questa città metropolitana un ente in grado di farli vivere meglio, riducendo i doppioni, anzi annullandoli, riducendo le spese inutili, ma garantendo quel governo delle trasformazioni che in gran parte sono già avvenute, perché che i cittadini, che i giovani che abitano a Roma vadano a cercare casa fuori di Roma, da Roma perché costa meno, è già avvenuto, che ci sia un tema di dove vengono messi i centri della formazione, dell'istruzione che sono raggruppati a Roma e in provincia non ci sono università, è un fatto già. Allora, tutto questo è avvenuto ed è avvenuto in maniera disordinata perché non c'è stato un governo di questi processi. La città metropolitana non solo dovrà recuperare il terreno perduto, ma dovrà dare un esito a un'idea di sviluppo di questa grande area in grado di portare Roma, città capitale del paese, e il suo hinterland a competere davvero sul tema dello sviluppo di un'area vasta, ma a competere non solo sul livello nazionale ma anche sul livello internazionale nella sfida con le altre grandi capitali europee. Se lei è stato anche presidente del 15° municipio, oggi 11°, quindi ha avuto anche un'esperienza diretta e ravvicinata di governo soprattutto del territorio. Che ruolo, se dovesse essere lei incaricato dal sindaco di gestire l'area metropolitana, che ruolo dovranno avere anche i municipi, che ruolo per il decentramento nell'area metropolitana? Ma io penso che con la nascita della città metropolitana si consegna ai municipi una grande opportunità, quella di concludere questo processo emancipativo nato dal 70, da quando sono nate le circoscrizioni, portarlo a termine e che poi ha visto la nascita dei municipi dal 2000, portarlo a termine, perché è impensabile, io l'ho pagato sulla mia pelle per tanti anni, che un presidente di municipio con la sua giunta e il suo consiglio, che rappresentano territori che non hanno eguali nella provincia di Roma, perché il più piccolo raccoglie 150.000 abitanti e il più grande comune della provincia di Roma è Guidonia, che raggiunge 90.000 abitanti, questi governi locali non abbiano tutte le capacità, possibilità, istanze di governo in grado di corrispondere ai cittadini e quelle azioni per le quali sono stati eletti. Cioè c'è una sovraesposizione del presidente, della sua giunta, eccetera, e non c'è un compenso in termini di autonomia di bilancio, di capacità di intervento diretto su tantissime questioni. Quindi secondo me l'assetto futuro deve essere questo, un governo centrale della città metropolitana che governa le questioni di prospettiva, di assetto, di sviluppo, che determini dove un territorio è saturo per alcune funzioni, dove invece c'è una prospettiva di crescita, e che quindi faccia scelte e prenda decisioni in autonomia rispetto alla regione e allo Stato molto accentuata. Poi però i comuni devono vedere accentuati anche le loro capacità di intervenire direttamente sul benessere dei cittadini, e in questo quadro i municipi secondo me dovranno diventare un ente il più possibile autonomo, senza aver paura anche di poterlo far diventare comune urbano al pari di Cerveteri, Ladispoli piuttosto che di Guidonia o altri comuni dentro la città metropolitana. Il legislatore ha consentito alla città metropolitana di dotarsi di uno statuto. Dentro questo statuto molto ma molto si potrà fare. Ecco, se io avrò l'occasione di, in qualche modo, come il sindaco mi ha fatto fare fino ad oggi, di guidare questo processo anche nel nuovo contesto della città metropolitana, io sicuramente interpreterò questo compito con grande, grande coraggio, perché un assetto frutto di bilancini, di convenienze locali che riconfermano alcuni
momenti di potere che ormai sono superati dai fatti, ma che invece hanno bisogno di essere sostituiti da capacità, da intelligenze, da uno studio approfondito appunto del piano strategico della città di Roma e del suo hinterland. Ecco, questo è quello che noi abbiamo di fronte. Io la interpreto così. Mi sembra, è una scelta, è una sfida appassionante di alto profilo. Mi sembra però che ci sia appunto di vada. Bisognerà fare anche una scelta politica, perché come ha detto lei, cioè, i municipi rappresentano comuni con centinaia di migliaia di cittadini, quindi più grandi dei comuni di cui fa parte l'area metropolitana. Ecco. Quindi la figura del vice sindaco delegato alla città metropolitana è meglio che sia espressione dei municipi o... No, il vice sindaco deve essere espressione degli eletti. Degli eletti. Quindi tra i 24 eletti non ci possono essere presidenti di municipio, perché la legge non prevede questo. Sì. Io, per esempio, che ho cominciato a lavorare sul testo dello statuto, siccome gli organi a disposizione sono tre, sono il sindaco, il consiglio metropolitano, che è quello che si elegge il 5, e poi c'è la conferenza metropolitana, che è la conferenza dei sindaci dei 121 comuni. Ora io penso che sia giusto aggiungere a quell'organo anche una rappresentanza qualificata dei presidenti di municipio, se almeno in via transitoria, fino a quando non diventeranno altro. Quello è un organismo che secondo me deve essere rafforzato nelle sue funzioni anche rispetto a quello che prevede la legge Delrio. Quindi per me, figuriamoci, una rappresentanza forte di questi contesti territoriali così popolati e così importanti è una scelta obbligata. E sarà una scelta condivisa o ci sarà anche qui? Vedremo, io lo dico. È sempre una competizione. Il dibattito di questi giorni non mi illude, nel senso che purtroppo c'è una carenza di dibattito diffuso, sia la politica che le grandi organizzazioni, penso ai sindacati piuttosto che alle associazioni di categoria, non hanno saputo stimolare un dibattito che potesse interessare anche ai cittadini. Quindi diciamo, le premesse non sono particolarmente entusiasmanti, però io confido, da ottimista incallito quale sono, che poi con la nascita della città metropolitana qualcuno se la smetti di pensare alle poltrone e pensi al benessere dei cittadini. Sembra una frase fatta, però davvero nasce un nuovo ente e non so quale generazione di dirigenti romani e della provincia di Roma ha avuto la chance di cimentarsi con questa sfida. La cosa importante che ripetiamo è che con questa nascita di questo nuovo ente non si va ad aggiungere, ma si va a semplificare. Si deve andare a semplificare. Se semplificare per alcuni sarà, non dico aggiungere, ma sostituire la provincia con un nuovo ente che si aggiunge alla città di Roma capitale con alla sua assemblea, alla sua giunta e i suoi municipi, ai vari comuni, se questo servirà a far funzionare meglio, va bene. Se invece ci sarà un'altra scelta più coraggiosa, che è quella di dire Roma, il Campidoglio sarà il luogo del governo dell'area vasta, il governo, cioè le grandi scelte, opzioni, la prospettiva, e tutti i comuni saranno dentro la città metropolitana di Roma capitale, tutti a pari merito, compresi i municipi, quella è una scelta molto più difficile da compiere, però che, diciamo, come tutte le scelte difficili, appassionano di più. Certo. Boh, vedremo, bisogna capire i risultati elettorali, chi verrà eletto, con quali capacità di stare dentro un contesto istituzionale nuovo ci si starà, quali saranno gli equilibri, quanto i partiti sapranno ispirare le riforme attraverso un'elaborazione che dovrebbe essere il compito e la vocazione di un partito, quello di affiancare l'amministratore di un'elaborazione profonda e consentire all'amministratore di fare le scelte più efficaci. Ecco, su questo terreno siamo un po' in ritardo, questo è vero, e siamo in ritardo anche, me lo lasci dire, su questa idea di contrapposizione provincia-Roma rispetto a questo incarico di vice sindaco. Mi sembra assolutamente fuori luogo, fuori contesto, antistorico. La nascita della città metropolitana è proprio l'occasione per superare il dualismo Roma-provincia, gigantismo di Roma contro i piccoletti che poi subiscono Davide contro Golia, no? E invece riproporre, dobbiamo riequilibrare, dobbiamo riconoscere la provincia, significa reimpostare il tutto in uno schema che non avrà futuro. Allora, o tutti ci si sente protagonisti, Roma e Saracinesco,
di una grande sfida di innovazione e di ammodernamento e di anche risparmio e razionalizzazione, o se no riprodurremo schemi del passato. Perciò che non mi piace partecipare a quel dibattito di provincia contro Roma per il ruolo del vice sindaco, poi il sindaco farà la scelta migliore, come fino ad oggi ci ha insegnato che sa fare. Grazie Gianni Paris, in bocca al lupo. Grazie a voi.